Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come avere dei quadranti personalizzati su Amazfit Bip. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like se vi piace questo genere di video. Seguitemi anche su tutti i miei social, trovate tutti i link in descrizione. Amazfit Bip ha poche watch faces preinstallate e anche sull'app Mi Fit ce ne sono poche e non proprio bellissime. Per personalizzare le watch faces dobbiamo scaricare da Play Store questa applicazione, Amazfit Bip Watch Faces. Con questa app possiamo scegliere tra migliaia di watch faces diverse, è abbastanza intuitiva. Cliccando in alto a sinistra possiamo selezionare la lingua, oppure possiamo cliccare su tutte e ci appariranno tutte le watch faces presenti nell'app. Come vedete ne sono oltre 40.000. Una volta scelta quella che ci piace di più, ci basta scaricarla con il tasto scarica e dobbiamo selezionare una watch faces da sostituire nell'app Mi Fit. Una volta fatto, apriamo Mi Fit, clicchiamo su impostazioni quadrante, clicchiamo sul quadrante che abbiamo sostituito e infine sincronizza. In pochi secondi la watch faces sarà sincronizzata sull'orologio. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Iscrivetevi al canale e lasciate un like. E se avete dubbi o domande, scrivetemi pure nei commenti. Al prossimo video.